Allora, io partirei dal punto 2, così liberiamo l'architetto Cucinotta che è qui presente in aula, e farei diciamo una discussione, inizierei una discussione sulla problematica della comunicazione. Insomma, ci siamo resi conto ancora una volta del reale problema di collegamento tra l'amministrazione e la cittadinanza quando viene installato appunto un ripetitore, quindi un'antenna. Sia sopra delle palazzine, degli immobili già in essere, sia su un terreno dove viene realizzata questa antenna che in molti casi è alta 30-35 metri. Allora io chiederei cortesemente all'architetto Cucinotta del nostro ufficio tecnico di relazionare in modo, ecco, molto sintetico, pratico, quali sono i compiti che ha il municipio quando da Roma arriva questa informazione dell'installazione imminente con le procedure. Quindi qual è l'iter, cioè che cosa deve fare il municipio, e poi cerchiamo di capire tra di noi, Si sente? poi magari lo riprendiamo il discorso in chiusura di commissione, come comunicare meglio con la cittadinanza. Prego, Ok. Allora, architetto. effettivamente la volta scorsa è emerso che mi pare di capire che voi avevate letto per caso a questo avviso. E questo perché la comunicazione avviene tramite gli avvisi del web, cioè solo in quella modalità in cui vengono riservate gli ultimi quattro avvisi pubblicati rimangono in scorrimento. Poi dopo uno deve andare a cercare negli avvisi delle pagine precedenti. E purtroppo io ho chiesto con le colleghe della redazione di poter effettuare un sito dedicato, cioè nel senso una pagina dedicata, e questa al momento non è possibile. E l'idea per poter migliorare la comunicazione è quella di pubblicare un'antenna, siccome i tempi del procedimento sono prima erano 90 giorni, cioè un gestore fa un'istanza, e i tempi del procedimento sono di 90 giorni, adesso si sono accorciati anche a 60, i tempi minimi parliamo, perché poi dopo bisogna ottenere tutti i nulla osta degli enti competenti, e per cui poi viene autorizzata solo a fine del procedimento ad ottenimento di almeno dei nulla osta di competenza. Quindi i tempi minimi sono 60 perché si esaurisce il procedimento, e la pubblicazione deve avvenire in quei tempi per poter permettere ai cittadini effettivamente di fare le osservazioni, le eventuali opposizioni e tutto quello che ci siamo detti la settimana scorsa. Ora, come risolvere? Una proposta potrebbe essere che è quella di pubblicare l'istanza, ogni istanza che arriva, e poi sempre nella stessa pubblicazione, cioè quindi sempre nella stessa modalità in cui avviene, ma nella stessa pagina, pubblicare due tipi di file. Uno dedicato alla nuova istanza e uno riepilogativo delle vecchie istanze precedentemente pubblicate, che quindi praticamente permetterebbe di non far sfuggire che è già stata pubblicata una istanza precedente. Questa potrebbe essere una soluzione che la redazione web mi ha proposto, Proposto. e quindi però poi è tutto migliorabile, e poi comunque non dipende, cioè in questa commissione penso che sia di confronto per capire se ci sono altre proposte, altre modalità che possono essere poi vagliate dal web, dal direttore, e per poter essere più efficaci nella comunicazione, per poterli migliorare tutti. E purtroppo però la pagina dedicata non si può fare, perché secondo me sarebbe stata, in questo momento non si può fare. Non ho Però, capito, no, non ho cioè, capito, dedicare architetto, una una pagina. pagina dedicata sul sito del No, non municipio? si può fare. Io ho Ok. chiesto questa cosa, non si può fare al momento. Però si potrà pubblicare solo negli avvisi, nella pagina degli avvisi come è pubblicato ora. E pubblicando alla fine due tipi di avvisi. Uno per la nuova istanza e l'altro riepilogativo di tutte le istanze precedenti del 2024. Quindi a scaletta tutte quelle che sono state pubblicate in precedenza, che poi ritroverete nelle pagine a seguire, perché per ognuna ci sarà una Ok. pubblicazione. Questo potrebbe essere magari un passo avanti,
poi più in là chissà, potrebbe essere una soluzione. Certo, poi certo. Va bene, da voi, va bene. Allora, questo per quanto riguarda, diciamo, la comunicazione sulla rete, quindi sul, sì, sito. Sul sito web. Ok, questo è, diciamo, un'idea che potrebbe essere utile per aiutare, diciamo, la parte della cittadinanza ad avere in tempo reale, insomma, quanto prima possibile questa informazione. Allora, sì. Io poi mi riservo eventualmente nella seconda parte della commissione, perché volevo affrontare il terzo punto. Okay. Allora, intanto do la parola, chiedo in modo celere, tanto poi Ieva rimane in commissione, Fagnani pure se vuole può rimanere fino alla fine, poi magari riprendiamo l'argomento. Prego Alessandro Ieva, consigliere Ieva. Sì, Presidente, intanto buongiorno a tutti e a tutti gli intervenuti. La ringrazio per aver inserito questo punto all'ordine del giorno, perché anche sulla scia della precedente commissione abbiamo rilevato chiaramente delle anomalie e magari anche dei buchi procedurali proprio sulla pubblicazione dell'indizione gara, che in realtà fa sì che determinati tempi debbano essere rispettati, come ha detto giustamente la dottoressa, e vadano in un certo modo resi pubblici per poi consentire alla cittadinanza o chi che sia di fare le proprie osservazioni. Ora credo che il suggerimento chiaramente che è stato poco fa detto, di creare una sezione idonea sul sito del municipio, credo sia già un primo passo . Però io invece entrerei proprio nel merito di andare, anche perché faccio di mestiere anche l'informatico, e si può far tutto tranne che risuscitare. Una persona sola conosco e l'ha fatto dopo 3 giorni, per il resto si può fare tutto. E quindi se serve un atto da parte del municipio a dare un indirizzo del genere, insomma, credo che a livello, a prescindere dalla redazione web municipale o comunque, credo che si possa fare. È chiaro che, Presidente, non basterà solo rendere pubblico sul sito un procedimento, che è già qualcosa, perché comunque sia, al netto di tutto, dà una possibilità, qualora qualcuno se ne accorgesse, di poter avviare un certo tipo di procedimenti, cosa che sono stati fatti, no? Con riferimento con l'antenna di Bagnoletto, che poi magari se abbiamo 5 minuti dopo magari ne potremmo parlare, però in questa fase non entro in quel merito. Però giustamente bisognerà trovare una modalità che sia la pubblicazione nei tempi, sicuramente questo, perché se il ragionamento è che i tempi partono non dall'indizione gara, ma dalla richiesta rispetto al gestore di telefonia mobile per i procedimenti, e ritenuto che se c'è un'amministrazione che si occupa di tutela ambientale e belle arti, i tempi, fatto salvo quelli di conclusione del procedimento, comunque si protraggono per 90 giorni. Non so se c'è la modifica, io faccio riferimento all'articolo 14 della legge, la 241 del 90, non so se ci sono stati appunto. Vediamo, però se 60 giorni partono per esempio dalla richiesta e non dall'indizione della gara, è un problema. Però l'abbiamo rilevato tutti questi sulle tempistiche. Presidente, non so se magari nel discutere di questo questo argomento possiamo prevedere anche una sorta di adunanza cittadina o comunque di informativa, perché queste cose passano quasi silenti, no? Non se ne accorge nessuno fin tanto che ci si trova questa antenna, ne abbiamo parlato, un'antenna X di fronte casa, e allora nasce il problema, e sappiamo che quando è installata è difficile andarla a spostare o comunque rimuovere.
probabilmente dobbiamo valutare anche oltre alla parte web un qualcosa che possa aiutare i cittadini a meglio comprendere ciò che avviene sul proprio territorio, non solo riguardante all'installazione delle antenne, magari anche ad opere che hanno o viabilità o quello che sia impattanti nel proprio quartiere. Però magari, Presidente, ne parliamo, okay, ne discutiamo, okay. Va bene. Grazie. Allora, ecco, volevo introdurre questo secondo argomento, il secondo punto all'ordine del giorno, quindi intanto ringrazio l'architetto Cucinotta, le dico se vuole tornare presso il suo ufficio lo può fare, come, o se vuole rimane in commissione. Noi riprendiamo al termine del punto 3, quello degli impianti di luce, questo argomento e magari facciamo una discussione in commissione, perché il consigliere Ieva toccava un argomento che abbiamo, diciamo, già dibattuto la scorsa settimana sull'informazione alla cittadinanza. Quindi siamo concordi tutti nel dire che probabilmente solo il passaggio formale sul sito non è sufficiente, e quindi bisognerebbe intercettare qualche altro sistema, magari lavorando con i comitati di quartieri, lì dove ci sono, con i comitati cittadini, insomma, e far passare questa comunicazione, perché ripeto, la comunicazione è fondamentale che passi, cioè il cittadino deve sapere prima che viene installata l'antenna, al netto poi di quello che è regolamento, la legge nazionale e quello che poi il regolamento comunale permette, perché l'episodio che si è determinato dall'antenna di Via Carlazzo effettivamente è singolare, perché mi chiedo, in questi giorni, premetto, sto facendo anche degli accertamenti presso l'ASL, prossime ore dovrò parlare con un paio di cardiologi per capire se l'ASL ha un elenco di persone certificate che hanno questi dispositivi applicati sul cuore, e quindi un campo magnetico nelle vicinanze determina un problema. Sì, perché il Comune di Roma ha censito delle scuole, l'RSA, tutta una serie di strutture dove sa che cosa c'è dentro, ma nelle case del singolo cittadino, in un quartiere, non si può sapere questo a priori. Allora sto cercando di capire come andare a dama anche in questo senso, ci proviamo, insomma. Allora non so se c'è qualche collega che ha magari ha qualche suggestione, qualche idea da indicare alla discussione della commissione rispetto all'informazione che vogliamo far circolare sul territorio. E non so, Presidente Pau, voleva intervenire lei? Sì, rispetto alle antenne, il tema delle antenne. Quindi siamo tornati su quell'argomento. Altri consiglieri? Non so, Assessore Calcerano, se vuole aggiungere qualche altra cosa. No, grazie Presidente, io ho detto prima. Si è scollegata, sì. Sì. Vabbè, però voglio dire, La questione sulla comunicazione riguarda il municipio, cioè noi veniamo, si crea questo cortocircuito perché si ha la sensazione, almeno anche leggendo i social, che il municipio abbia questa funzione di impedire o no, di non consentire ad un gestore di posizionare un'antenna. E, allora, noi che cosa possiamo fare? Noi possiamo sicuramente veicolare un'informazione, quello che dobbiamo fare nel miglior modo possibile. Allora avevamo detto di irrobustire la comunicazione sul sito del municipio, come ci aveva anche indicato l'architetto Cucinotta, e io, insomma, l'ha detto prima pure il consigliere Ieva, lo ha sottolineato, io punterei più ad una comunicazione quantomeno con i comitati di quartiere. Quindi dovremmo noi come commissione, architetto Cucinotta, avere, diciamo, in tempo reale questa informazione, quindi arriva l'informazione in municipio, se non sbaglio anche il presidente del municipio viene informato per conoscenza che c'è l'installazione di questo ripetitore dell'antenna. Quindi la commissione prima, l'urbanistica, viene informata e noi potremmo pensare anche di passare la comunicazione lì nel quartiere dove c'è un comitato, per esempio, potrebbe essere questo un sistema. Poi non so se abbiamo anche qualche altra idea. Ieva, prego.
Presidente, faccio un attimo un passo indietro, no? Per aprire un po' la discussione. Allora, se da regolamento comunale i municipi sono tenuti a presentare i luoghi sensibili dove in sostanza non andare a installare le antenne, no? Mi risulta questo. Cioè ogni municipio fornisce un elenco. E se in questo elenco ci sono scuole, RSU, ospedali, allora il ragionamento andrebbe fatto se diciamo la propagazione delle onde magnetiche elettromagnetiche non è così, diciamo, impattante sulla salute delle persone, mi domando perché serve indicare i luoghi sensibili. Siamo d'accordo su questo ragionamento? Contrariamente, significa che un effetto sulla salute le antenne lo producono, perché altrimenti non servirebbe indicare i luoghi sensibili. Facciamolo anche questo ragionamento. Poi ci vediamo, come nel caso di via Orioli, no? La scuola Orioli, arrivare un'antenna installata in quel giorno, e ce ne rendiamo conto solo quel giorno che è stata installata, ed è stata installata vicino a una scuola. Quindi è un po' tutto anomalo, nel senso che è vero che il governo comunque fa rientrare in operazione strategica le antenne come opere primarie e quello che sia, però a parer mio dovremmo fare un ragionamento se proprio in virtù della la pubblicizzazione dell'evento relativo appunto a una programmazione dell'installazione delle antenne mi dà modo sicuramente di poter fare le osservazioni. E qui poi magari vorrei fare anche un ragionamento sul silenzio assenso rispetto alla materia della tutela ambientale. Ho trovato qualche sentenza del Consiglio di Stato che ne tiene, diciamo, non la considera come silenzio assenso, quindi dovremmo anche andare ad approfondire quel tema. A prescindere dai tempi di 60 o 90 giorni, per cui insomma c'è l'aggiornamento, perché è un po' anomalo anche l'indizione gara. Un po' mi sarebbe piaciuto, non so se è collegato il dipartimento, perché detta dei tempi che probabilmente andrebbero un po' più pesati su questa cosa. Quindi è sicuramente un tema dove dobbiamo discutere sul processo di pubblicazione, però è pur vero che o prendiamo atto che le antenne producono un effetto negativo sulla salute delle persone, perché altrimenti non avrebbe alcun senso indicare i luoghi sensibili, immagino, e come aveva un po' annunciato il presidente Belmonte sul fatto di un elenco rispetto alle ASL su situazioni di salute delle persone che hanno determinate patologie, potrebbe essere un altro vincolo di tutela. Anche la questione della partecipazione dei comitati di quartiere, della cittadinanza, è chiaro che va ponderata, perché altrimenti subentra un principio per cui io non voglio l'antenna davanti a casa mia, basta che si sposta da un'altra parte. Quindi il ragionamento andrà affrontato in modo serio, magari con l'osservazione da parte dei comitati di quartiere, che avranno in un certo senso con l'amministrazione attraverso un'adunanza pubblica, non lo so, adesso va studiata. Anche la consulta stessa può sicuramente svolgere un ruolo importante, e il municipio chiaramente, oltre alla competenza della pubblicazione, ascoltando i cittadini, può andare a individuare delle aree alternative però che rientrino in determinate caratteristiche. Quindi quanto il municipio può essere determinante nel
fare delle controproposte su altre aree? Anche questo dovremmo capire. Quanto è vero che il municipio rientra nella conferenza dei servizi, no? E quindi rileva delle questioni, al netto del fatto che sul tema di specie sono state diffide, ma annuncio che oggi insomma arriverà un'altra diffida di circa 800 sottoscrittori rispetto all'antenna in solo 2 giorni, dico i tempi strettissimi, in soli 2 giorni 800 persone hanno fatto la fila per dire no a questa antenna, sostenendo la proposta che abbiamo fatto in commissione di andarle a localizzare nella zona industriale di Dragona. Cioè, lo dico in commissione perché comunque la commissione ha un ruolo istituzionale, e aggiungo e concludo, Presidente, lasciando spazio agli altri, motivo per cui magari era opportuno avere ancora la presenza del Dipartimento, che se non oggi o al massimo giovedì i coproprietari di quell'immobile presenteranno opposizione con diffida nei confronti di Roma Capitale e del Dipartimento dei gestori a non installare quell'antenna, per cui sono venuti a conoscenza solo dopo che abbiamo affrontato il tema. Quindi la situazione anche all'interno della proprietà è anomala, perché c'è un'impugnazione anche del testamento e delle quote sul terreno. Quindi voglio capire come fa l'amministrazione ad approfondire anche questo argomento, cioè nel senso che valutazione fa l'amministrazione? Allora, Alessandro Ieva, ti stoppo subito. Allora, noi riteniamo che la cittadinanza abbia il diritto di essere informata, e questo è un diritto sacrosanto, no? Sancito anche dalla, se vogliamo, fa riferimento anche alla Costituzione, e su questo io sono assolutamente d'accordo, ed è il motivo per cui abbiamo deciso di oggi di riaffrontare l'argomento. Ma è chiaro che questa commissione e poi la macchina amministrativa non può essere poi ingessata ogni qualvolta noi pubblicizziamo un'antenna, ingessiamo la commissione che parla solo di questo, cioè poi bisogna trovarla una modalità snella per mettere, come dire, per informare i cittadini che hanno il diritto di essere informati e di sapere la verità, no? Mettiamola proprio così, informati e di sapere la verità. Al tempo stesso, se c'è un problema oggettivo, cioè il Comune ha determinato dei punti, come dicevi tu prima, dove sopra questi punti non si può installare l'antenna, e quindi sono certi che c'è un elenco. L'altro punto che mi preme è quello quando ci sono situazioni come questa, dove c'è una persona che ha un dispositivo al cuore e quindi può avere dei danni e può rischiare la vita, e anche lì bisogna capire come intervenire. Detto questo, poi, siccome io sono convinto che questa questione diverrà come quella dei cassonetti, cioè sono utili ma non li voglio di fronte casa, perché ci siamo passati tutti, tu hai fatto assessore come ho fatto io, ambiente, la questione era quando arrivano le batterie di secchioni, servono, dico bene Presidente Scarfagna, però non di fronte casa mia, quindi, e siccome io credo che poi c'è il rischio che questa questione diventi questo, cioè l'antenna sì, c'ho il tablet, c'ho il computer, c'ho 2 cellulari, eccetera, eccetera, però no davanti a casa mia. Allora, è chiaro che se c'è un sito sensibile, una persona che ha una problematica, è un conto. In tutti gli altri casi, ora io non so quale può essere una motivazione che possa spingere un comitato a chiedere la delocalizzazione di un'antenna. Deve essere su un terreno comunale, sì, ha la priorità, però... Ripeto, questo l'ho appurato leggendo tutta una serie di documenti. Ad esempio, io Architetto Cucinotta ricorderà la questione dell'antenna via Galli. L'antenna via Galli, il comitato ha smosso un casino che non finiva mai. Noi abbiamo diffidato con l'ufficio tecnico, il direttore Sani, il gestore, eccetera, eccetera. Dopodiché il gestore ci risponde con un papier di documenti dove un anno prima loro avevano chiesto addirittura all'amministrazione un terreno comunale. Quindi erano a posto su tutti, cioè avevano fatto tutto quello che dovevano fare. L'amministrazione non gli aveva indicato un'area nelle vicinanze, perché effettivamente non c'era. C'era il deposito di ATAC, ma non era proprio in prossimità, era spostato, quindi non c'erano terreni lì. Loro hanno svolto tutto l'iter. Alla fine mi risulta l'antenna, l'hanno messo, quindi...
parli, prego, architetto, se vuole dare il contributo, magari parli al microfono. No, beh, l'ha pubblicata nei tempi, ci furono 60 più 70, 75 giorni praticamente a fare osservazioni, e abbiamo fatto, indicato anche altre aree preferenziali, però più lontane, ma sicuramente non erano idonee. E per quanto riguarda poi i siti sensibili, è vero che c'è il censimento dei luoghi sensibili, ma per Consiglio di Stato la distanza è decaduta, quindi paradossalmente quello l'abbiamo già detto in altre commissioni, questa cosa sì. In cui sì, della distanza sì, era decaduta, la distanza dai luoghi sensibili, no? È decaduta, quindi esatto. Quindi anche questo è un'indicazione, però non c'è più una distanza minima di 150 metri o 300 come era prima. Quindi questo era solo questo per dire. È chiaro, è chiaro. No, 100 metri forse, e via Orioli la distanza. Era 100 metri, poi 100 erano metri, 70, insomma. Assolutamente. Tornando su un'altra considerazione faceva sempre... E anche via Orioli la dispetta, mi pare che la dispettasse la distanza, perché eravamo... Sì, e comunque sia quando è stata, sì, la rispettava, perché avevo reperito la documentazione, ci avevamo fatto anche la commissione sopra, e soprattutto poi quando è stata installata, anche lì la distanza era già le distanze erano già decadute, mi pare. Le distanze dei luoghi sensibili comunque erano pure decadute quando è stata, il momento che è stata installata, questo a memoria vado. Ok. E tornando all'altra considerazione che faceva prima il consigliere Iava, dice sostanzialmente ci sono dei siti sensibili, vuol dire che il campo elettromagnetico, allora gli studi sono tanti, no, in materia, gli studi sono tanti, sono pubblici, diversi medici si sono espressi in più parti del pianeta, e quindi è chiaro che un'esposizione ai campi magnetici importante può provocare dei danni. Lo vediamo anche col cellulare, no? Per esempio le cuffiette, quelle senza fili, per esempio, quelle portano dei danni, potrebbero portare dei danni importanti, quelle non andrebbero usate neanche per la musica. Oggi vediamo una valanga di ragazzi con queste cuffie, sentono la musica per ore, quindi quello potrebbe generare un danno. Come per esempio all'interno delle abitazioni, io tendo a staccare internet, cioè lo utilizzo, la rete, no? Il wifi lo utilizzo in alcuni orari, se devo usare il PC per lavoro, poi la sera lo spengo, durante il giorno lo spengo, sono persone che lo tengono acceso, sono collegate 24 ore, quindi quella è un'altra questione, potrebbe determinare dei danni alla salute, insomma, ripeto, ci sono degli studi, non è che lo diciamo noi, assolutamente. Quindi come dice Ieva, ci sono dei siti, se ci sono sei siti vuol dire che c'è un problema, e ok. Sulla questione, ripeto, di persone che portano dei dispositivi al cuore che potrebbero avere dei danni dal campo magnetico, e lì questo argomento va approfondito, perché assolutamente, poi dico la parola, va approfondito, perché altrimenti si genera questa situazione dove viene messa l'antenna di fronte all'abitazione, c'è una persona che ha questo problema, c'è una certificazione medica che dice che quell'apparecchio potrebbe subire dei scostamenti, una sorta di staratura, e quindi non intervenire nel momento in cui dovesse esatto, quando deve entrare in funzione. Quindi anche su quello, ripeto, io nelle prossime ore mi sono anche attivato come Presidente di Commissione per un consulto medico con due cardiologi per capire quanto deve essere sta distanza, quant'è il parametro del campo magnetico, insomma vorrei capire questo. Allora, andando in chiusura, perché poi c'è la commissione, sì, volevo staccare pure per una breve pausa per l'ambiente. Allora, Presidente Pau, Madoroce, poi Ieva, io poi andrei in conclusione, anzi ci abbiamo i verbali, dire la verità. No, un'osservazione la palissiana, cioè tanto ovvia, io mi rifaccio a quello che diceva il consigliere Ieva, cioè una volta appurato che queste antenne sono comunque nocive alla salute, non è possibile che non si parta da questo. È impensabile, vero consigliere Ieva? Cioè, non è pensabile che non si parta da questo. Mi faceva sorridere, anche perché se non abbiamo
Scusate, anche perché se non abbiamo una regolamentazione, diciamo che non c'è normativa nazionale. Non c'è una normativa. Se non abbiamo una, come dire, un atteggiamento fermo, io adesso non ho voglia di entrare nel personale, lo diceva te, ma le antenne vengono messe negli appartamenti, io rischio di averne uno sul tetto di casa mia. Non basta denunciare, questo non ho voglia, perché insomma è un tema forte che si sta sviluppando in questi giorni proprio nella mia abitazione. Allora, non serve dire che in quell'appartamento o nelle vicinanze c'è una persona fragile, perché potrebbe esserci domani una persona fragile. Non partiamo dal dato di fatto. Come faccio a non sapere se in una popolazione anziana, quale quella che noi oggi abbiamo, domani non ci siano 2, 3, 4, 5 casi? Cioè, io su questo sarei molto ferma. Appuriamo, come abbiamo appurato che è nocivo alla salute, tutto il resto secondo me è una conseguenza inutile, inutile, assolutamente. Si stanno installando negli appartamenti privati, lo sai, no? Sopra? In testa? Sì, sì. Io so la testimonianza diretta. Ma lì al condominio, tu abiti in un condominio? Certo, oggi c'è, possiamo non registrare, oggi c'è una riunione di condominio perché me lo mettono in testa. Però delibera il condominio, cioè no, la capisci, è una cosa gravissima. Però quello vicino intanto non è vero, è ombrello, non è vero, è quello di fronte, ma infatti c'è un movimento intorno. Non voleva entrare nel personale, ma è molto serio, scusate. Posso, Presidente? Sì. Posso, Presidente? Vado in conclusione, ma solo per fare un'osservazione. Proprio per fare un'osservazione. Diamo per buono che... No, dobbiamo prendere atto che non c'è più il discorso della distanza dei luoghi sensibili. Se poi gli strumenti nel bugiardino o comunque nel... sì, chiamiamolo bugiardino, no? Nelle linee di funzionamento degli strumenti di supporto a salvavita, ok? Mi viene scritto che non posso stare a distanza di 30 centimetri da un campo, questo. C'è scritto. Non posso avere un impianto, un fornello ad induzione. Ok, quindi ho tutta una serie di punti dove devo avere determinate distanze anche addirittura dal microonde, piuttosto che dal phon, piuttosto, e stanno tutta una serie di distanze che variano da pochi centimetri a qualche metro. Questo che cosa significa? Significa che comunque un effetto i campi magnetici elettromagnetici ce l'hanno su quel tipo di impianto, impianto X, impianto salvavita. Ora, se un'antenna, immagino, posta vicino a un ospedale dove ci sono degli strumenti dello stesso genere di monitoraggio, di salvavita, di quello che sia, allora c'è qualcosa che non funziona. È vero che il dio denaro in un certo modo fa superare tutto, però qui qualcosa non funziona. Da un lato tecnico c'è chi ti dice che non puoi stare vicino, dall'altro a normativa il governo dice che non ci stanno più le distanze. Mettiamo tutte ste antenne intorno agli ospedali e vediamo che succede. Una provocazione, chiaramente. Però ecco, Presidente, concludo un principio che un po' lei ha suggerito all'inizio. È quello di andare a cercare di avere un censimento attraverso le ASL territoriali dei casi specifici, in modo tale che possano entrare nel ragionamento della conferenza dei servizi come elemento indicativo. Tant'è che le diffide che sono state fatte sono state indirizzate anche alle ASL Roma 3 in questo senso. Ho concluso, grazie. Grazie, Eva Postazzini, andiamo in chiusura. Ok, poi facciamo i verbali. Due cose molto molto rapide. Una l'ha detto adesso il consigliere Eva, la differenza fra ARPA e ASL in questo senso è fondamentale. L'ASL ha il dato epidemiologico, l'ARPA no.
quindi è necessario che l'ASL in qualche modo possa interagire quando si parla di iter per l'installazione delle antenne. La seconda cosa, le considerazioni che fa il consigliere Iera sono sacrosante, però c'è un problema, che questa disciplina l'ha votata il Parlamento, cioè è una legge nazionale. Allora forse queste considerazioni andrebbero portate in aula di Camera e Senato, e magari, la dico qua, tirare le orecchie a qualche nostro parlamentare che su queste cose in maniera un po' disinvolta ha detto di sì quando doveva dire forse sentiamo magari che cosa pensano i cittadini, e non è successo, e oggi ci troviamo noi a dirimere questa cosa. E come ente di prossimità purtroppo non è che possiamo fare troppo. Lo stesso Consiglio di Stato non è che autorizza l'installazione perché è cattivo, ma perché applica la nuova normativa che c'è in vigore, punto. Quindi magari facciamo una battaglia per cambiare la normativa. Io sono il primo a scendere in piazza se partiamo, assolutamente. Grazie.